Ciao ragazze, benvenuti in un nuovo video, sono Vitto871 e mi trovate su Instagram con lo stesso nickname. Nel video di oggi vi mostro uno svuoto alla spesa by mercato di Porta Palazzo, perché anche se ho ripreso a lavorare, oggi è sabato, anche Cesare vuole dire la sua, scusate ma è qua con me. E stamattina appunto alle 8:30 sono partita e sono andata appunto al mercato. Ho anche registrato un vlog, quindi non so se vedrete prima questo primo vlog. Vi mostro brevemente cosa ho comprato. Allora, sono andata nel mio banco di formaggi di fiducia e ho preso una fetta di pecorino sardo che io credo di poter mangiare, nonostante la mia intolleranza al lattosio, perché voglio fare l'insalata di fave e pecorino. Poi vi farò vedere anche le fave dopo. Ho preso un po' di stracciatella per mio marito e una bella fetta di gorgonzola, che questa la posso mangiare anch'io e insomma ce la mangeremo insieme. Metto subito in frigo. E ho comprato un petto di pollo tagliato a fette, che però è già in frigo, l'ho pagato mi sembra 6,50 euro, mentre tutto quel formaggio 9 euro. Poi ho comprato, allora, mezza zucca Delica, che appunto è quella un po' più pastosa, non la trovo da un po' e insomma mi piace molto. Poi ho comprato dai contadini due etti di insalata, che adesso dopo mi laverò, l'ho pagata solo 50 centesimi. Adesso me la lascio qua che dopo me la lavo. Poi ho preso un chilo di mele, perché non avevo più mele in casa e non so, è un paio di giorni che mi viene voglia di mangiare le mele, per cui le ho comprate e magari posso anche fare una torta di mele. Devo in realtà prendere anche più di un chilo. Boh, non so perché fosse un chilo. Vabbè. Poi ho comprato qualche pomodoro, ma poca roba di questi qua, che piacciono a mio marito. Sono croccantini. Ne ho presi pochi perché... Ah, sto registrando il video. Ne ho presi pochi perché li mangio solo lui. Io preferisco i cuori di bue che mi sono comprata. Poi ho preso un cestino di fragole della Basilicata. Queste costavano 3 euro al chilo, ma erano un po' meno di un chilo. Poi ho preso un avocado, questo bello maturo. Un po' alla rossa. un avocado bello maturo della Battaglio, che ho pagato 1 euro. Questo lo potevo mettere subito in frigo, me lo mangio poi, credo, stasera a cena. Poi ho comprato 1 chilo di zucchine, 2,50 euro. Ce ne sono qui e poi ce ne sono ancora... Cesare, ce ne sono ancora un altro sacchetto perché... Subito avevo detto mezzo chilo, poi ci ho ripensato. Poi ho preso questi zucchini, questi fiori di zucca, perché erano troppo belli. Ne ho presi circa 2 etti, ce ne sono un bel po', vorrei farli... Cesare! Vorrei farli ripieni. E non so quanto costavano, onestamente. Le fave, appunto, che adesso, spelerò e mi preparerò l'insalata di fave che carino. Cesare, ti prego, per favore, fatti la mano. Sempre dal contadino ho comprato 4 pomodori cuori di bue, che sono i miei preferiti, buoni, buoni, buoni. E poi, infine, gli spinaci del mio contadino, che sono troppo buoni, troppo, troppo, troppo buoni. Infatti ne ho presi 1 chilo. Basta! Aspettate, questo ve lo faccio vedere. Sì, questo è l'avocado. Basta, mi sembrava di averti... Ah no, aspettate! Ho poi ancora comprato 3 peperoni gialli, perché mio marito aveva voglia di peperonata, e poi 2 chili di queste pere che arrivano da Saluzzo, quindi piemontesi da fare al vino rosso, per cui mio suocero va pazzo e quindi c'era l'offerta 2 chili, 1,50 euro, gliene ho prese 2 chili. Basta, questo è stato tutto il mio bottino sotto la pioggia, è stato un po' faticoso ma ce l'ho fatta, e spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo col prossimo. Ciao!